sacerdozio o comunque altre tappe. Un anno veramente intenso e proficuo quello che il Santo Padre ha voluto dedicare a San Paolo in occasione del bimillenario della nascita dell'Apostolo delle Genti. Un anno giubilare per conoscere e approfondire la figura, gli scritti e l'opera dell'infaticabile evangelizzatore e fondatore di numerose comunità cristiane che seguì personalmente passo passo con le frequenti visite e le lettere. L'anno paolino era stato inaugurato il 28 giugno 2008 con la celebrazione dei Vespri Solenni nella Basilica di San Paolo fuori le mura, alla presenza del patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I. L'appuntamento è ora per sabato 28 giugno nella Basilica Ostiense, con la celebrazione dei primi vespri della solennità liturgica dei Santi Pietro e Paolo, che segnerà l'inizio della giornata di chiusura dell'anno giubilare. In quell'occasione, per sottolinearne il carattere ecumenico, saranno presenti i rappresentanti delle chiese cristiane in Italia, in particolare di quelle operanti a Roma. In quest'anno sono state numerose le iniziative promosse per riscoprire il patrimonio spirituale e culturale lasciato dall'Apostolo, incontri di studio sulle sue lettere, pellegrinaggi sulle orme di San Paolo, incontri e colloqui con le altre comunità cristiane e poi il sito internet, documenti per supportare ogni pellegrino alla preparazione del proprio giubileo. Nell'Arcidiocesi di Agrigento gli uffici Cultura e Comunicazioni Sociali della Curia e la famiglia paolina hanno promosso incontri di studio e biblici sulla figura dell'Apostolo delle Genti, una mostra itinerante e presentazione di libri coinvolgendo le comunità parrocchiali e le biblioteche, ma anche le comunità scolastiche, dove sono state distribuite migliaia di copie di un fumetto biografico realizzato ad hoc dalle paoline.